Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video confronto, video review. Vi metto a confronto 8 maschere per capelli, quindi parliamo di Kioma, e anche se la mia fa sempre un po' schifo. Però, insomma, vi ho detto più volte nei vari video che ho delle esigenze un po' particolari per quanto riguarda appunto i prodotti per capelli. Nel corso dell'ultimo anno ho provato e testato diverse maschere per capelli e nel video di oggi appunto vorrei mettervene a confronto 8, parlarvene un pochettino e dirvi quello che penso. Allora, sono quasi tutte maschere con buoninci e devo dire che c'è un solo flop. Quindi è andata bene. Su 8 prodotti che vedrete ce n'è solo uno che assolutamente non vi consiglio. Per il resto, gli altri sono stati prodotti eccezionali con i quali mi sono trovata bene. Iniziamo subito. Allora, ci sono dei prodotti con buoninci e prodotti biologici. Inizierei con quelli con buoninci ma non biologici e partirei subito con le due famosissime Hair Food di Garnier. Queste sono maschere per capelli famosissime che ormai hanno comprato, utilizzato e recensito un po' tutte in realtà. E che piacciono tanto. Il motivo del perché piacciono tanto è perché effettivamente sono maschere eccezionali. Io ho provato queste due per il momento, che sono quella famosissima alla banana, ma che io in realtà ho preferito ancora di più per mille motivi, quella alla papaya. Allora, partiamo con quella alla banana. Quella alla banana è una maschera nutriente, ovviamente un profumo paradisiaco di banana, quindi deve piacere la banana, a me non fa impazzire, quindi profumo molto dolce, sì, buono, però anche in questo caso ho preferito il profumo di quella alla papaya, questo veramente paradisiaco, questo di banana. E, allora, è una maschera triplo uso, questa la indica per capelli secchi, essendo una maschera nutriente. Allora, è ovviamente vegana, formula con 98% di ingredienti biodegradabili, dermatologicamente testata, oli vegetali, no siliconi per un tocco naturale ai capelli. Quindi qua ci sono tutta una serie di indicazioni, è riportata la lista degli ingredienti, quindi un inci, insomma, abbastanza trasparente, dove appunto il 98% di ingredienti sono di origine naturale. E dice che il restante 2% garantisce la sensorialità e la buona conservazione del prodotto. Vabbè, sì, saranno i conservanti e quant'altro. Senza andare ad analizzare l'inci, che comunque è riportato su tutte le confezioni, che comunque sappiamo che appunto è in buona parte naturale, ma non biologico, quindi non ha certificazione biologica, ma è comunque un buon inci. Concentriamoci sul fatto che questa maschera ha triplo uso ed è una cosa che mi piace tantissimo, anche se in realtà anche le altre maschere che non hanno indicato questa cosa si possono benissimo utilizzare alla stessa maniera. Che cosa indica Garnier per triplo uso? Che la puoi utilizzare come balsamo, quindi applicato sui capelli bagnati per districare e nutrire all'istante i capelli senza appunto appesantirli. Come maschera, quindi applicata sui capelli bagnati, lasciata in posa per 3 minuti, risciacquata per nutrire intensamente i capelli molto secchi, quindi un modo un po' più strong di utilizzarla rispetto al balsamo che ovviamente si sciacqua quasi subito. E trattamento senza risciacquo, sia sui capelli bagnati che asciutti, applica il prodotto sulle lunghezze. I tuoi capelli sono nutriti intensamente e più morbidi al tatto a lungo. Quindi se, praticamente dipende dal periodo di posa. Per quanto riguarda il balsamo non c'è periodo di posa, quindi si applica e poi si sciacqua. La maschera invece rimane in posa, qua dice 3 minuti, ma io in realtà la tengo anche un po' di più se riesco. Trattamento senza risciacquo, quindi a capelli appunto o che avete appena lavato o comunque già asciutti magari tra uno shampoo e l'altro se ne avete bisogno, applicandolo sulle lunghezze e lasciandolo semplicemente assorbire dai vostri capelli. Questa è la maniera che mi piace un po' meno perché
difficilmente vado ad applicare cose sui capelli quando ce li ho asciutti o quando sono puliti. La maniera in cui io l'ho utilizzata più spesso è stata proprio come maschera, quindi il suo uso, diciamo, classico. In realtà anche pre-shampoo, anche se qua non è indicato, però mi capita spesso di andare ad applicare proprio prima di lavarmi i capelli, tipo stasera dovrò fare la doccia, prima di andarli a lavare vado ad applicare il prodotto sui capelli, me lo lascio in posa per mezz'oretta in modo che agisca bene e poi mi farò la doccia, il mio shampoo e mi risciacquerò bene tutto. Quindi potremmo dire anche 4 usi, anche come maschera pre-shampoo. Devo dire che io mi sono trovata benissimo ed effettivamente ha un effetto wow, anche se non sufficientemente districante per quanto mi riguarda, nel senso che districa assolutamente molto bene, meglio di altri prodotti, ma ho notato una differenza sicuramente con la sua sorellina, la Papaya, che invece è riparatrice, ed è per capelli danneggiati, quindi questo è per capelli secchi. E questo è per capelli danneggiati. I miei capelli, se non fossero danneggiati dalla decolorazione, non sarebbero capelli secchi, sono capelli normali, anzi ho l'attaccatura piuttosto grassa. Quindi i miei capelli, tutto sommato, sono capelli normali. Sono diventati secchi, ed è per quello che ho acquistato questa qua, la banana, perché ho fatto tutte le varie decolorazioni. Quindi questa sicuramente va a dare un nutrimento al capello che effettivamente è visibile e si sente, perché dopo li sento proprio più, anche più voluminosi, più corposi, più sani, veramente più belli. Quindi un effetto super, mi è piaciuta tantissimo. Ma questa ha quel quid in più per quanto riguarda l'effetto districabilità e io me ne accorgo perché faccio veramente fatica a pettinarmi i capelli. Quindi dopo la doccia io ci impiego anche mezz'ora se ho tanti nodi a pettinarmi. Quando uso questa maschera il pettinarli dopo è una favola perché bastano poche spazzolate, qualche nodo magari c'è ancora. Ma veramente riesce a districarli benissimo, quindi oltre che nutriti e riparati, con questa qui alla papaya, che è appunto quella riparatrice, vedete, riesco a ottenere un risultato veramente eccezionale. Questa inoltre, come trattamento senza risciacquo, dice che appunto applicando il prodotto sulle lunghezze aiuta a riparare i danni e a richiudere le doppie punte. Quindi questa appunto ha un effetto più appunto nutriente, ammorbidente, questa proprio più riparatrice ed effettivamente è così. Quindi mi sono piaciute davvero tanto tutte e due, anche se appunto per le esigenze del mio capello, questa è stata proprio il top e anche come profumazione l'ho preferita. Sono 390 ml che io ho pagato in offerta sui 4, 5, massimo 6 euro, quindi un prezzo medio, diciamo così, quindi non super low cost, ma neanche esagerato, considerando che sono veramente ottime e fanno la differenza. Poi, altro prodotto, qua abbiamo un bel boccettone enorme, questi sono 1 litro se non sbaglio, sì, 1000 ml. Allora, questa è una maschera per capelli all'olio d'oliva di Botanica, che è questo brand che potete reperire da MD, che è un discount alimentare, ma che tiene anche dei prodotti della cura della persona, tra cui questa linea Botanica, che ha alcuni prodotti anche certificati biologici. Questo non ha certificato biologico, non ha nessuna certificazione, però dice che è appunto una maschera per capelli all'olio d'oliva 100% biologico. Quindi l'inci non è male, anche se non è appunto biologico al 100%, però l'olio di oliva utilizzato a quanto pare sì. È specifica per capelli fragili e trattati, quindi va benissimo nel mio caso, e contiene glicerina vegetale. Allora, questo prodottone enorme ha un prezzo veramente bassissimo perché l'ho pagata 2,60 euro, 2,60 euro e qualcosa, 2,67 euro, una cosa del genere. Quindi veramente poco, considerando la quantità e facendo quindi un paragone con tutte le altre che in realtà vi mostro. Quindi per quanto riguarda il rapporto quantità-prezzo,
Questa è sicuramente la più conveniente. Ero un pochettino titubante quando ho visto questo prodotto, ma ho deciso di provarlo lo stesso proprio perché ero curiosa di vedere se un prodotto così low cost per quanto riguarda le quantità, considerando appunto gli altri prezzi, potesse comunque valere la pena. E devo dire che io con questa non mi sono trovata per niente male. È blanda, quindi comunque non ha gli effetti di questa, assolutamente, che per il momento rimane la mia preferita. Ma devo dire che comunque per il prezzo che ha non è niente male. Andava sicuramente ad idratare i capelli, li lasciava più morbidi e più lisci. Aveva anche un effetto districante che non era male. Quindi tutto sommato è stata una maschera che ho utilizzato con piacere. Inoltre il fatto che il boccettone sia così grande mi permetteva anche di utilizzarla senza, diciamo, l'ansia di terminarla o di usarne troppa. Perché sapevo che appunto avevo un boccettone veramente giga, che pensavo mi stancasse a lungo andare, e invece in realtà devo dire che l'ho utilizzata con piacere. Mi è durata tanto, ovviamente, più di quanto mi durano quelle classiche, ovviamente, ma devo dire neanche tantissimo. Quindi, comunque, utilizzandola tutte le volte che lavo i capelli, quindi non come trattamento saltuario, ma proprio un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, ogni tre, diciamo. Comunque mi è durata parecchio, ma non mi ha stancato, ecco. Allora, vediamo cosa dice. La maschera per capelli botanica all'olio di oliva aiuta a rigenerare i capelli disidratati e danneggiati dagli effetti dannosi dell'ambiente, vento, sole e smog, dei trattamenti con coloranti e dall'azione del phon. L'uso costante del prodotto idrata intensamente i capelli, restituendo loro luminosità e morbidezza naturali. Devo dire che sì, ha fatto il suo, ha fatto quello che promette, quindi non i miracoli, non è una maschera riparatrice, quindi non ha l'effetto di questa così intenso e così veramente curativo sul capello, però è una buona maschera idratante, senza infamia, senza lode, che però ha dato i risultati che poteva dare per il prezzo che ha, quindi comunque io non mi aspettavo chissà che, e devo dire che in realtà non mi ci sono trovata per niente male. Faceva quello che doveva fare per quanto riguarda l'azione districante, che è quella che a me preme di più. Devo dire che non è andata male, ecco, ho visto di peggio, quindi tutto sommato questa qui non mi è dispiaciuta e sì, la ricomprerei, devo dire, perché comunque un litro per meno di 3 euro è veramente un prezzo stracciatissimo e quindi anche soltanto per questo secondo me vale la pena di provarla e nel mio caso di ricomprarla. Poi passiamo a un prodotto che invece non mi è piaciuto per niente. Nonostante il brand sia di tutto rispetto e nonostante non sia biologica, un prodotto biologico, ma comunque un prodotto con buon inci, questa maschera a me non è piaciuta per niente. Sto parlando di Equilibra ed è la maschera questa qui all'aloe. Allora, ha il 98% di ingredienti di origine naturale, con aloe vera 20% ed estratto di foglia di ortica, senza parabeni, petrolati, alcol, coloranti, siliconi, ed è una maschera idratante per tutti i tipi di capelli. Allora, cosa dovrebbe fare? L'estratto di foglia di ortica dovrebbe rinforzare i capelli, potrebbe anche essere. I condizionanti di origine vegetale districano donando morbidezza. No, l'estratto di semi di lino rinforza e nutre. Potrebbe. Glicerina vegetale dona morbidezza. No. Allora, devo dire che questa maschera non mi è piaciuta per niente perché secondo me ha fatto veramente 2 su 4 delle cose che dovrebbe fare, nel senso che sì. Può essere che rinforzi i capelli, quella è una cosa che io non riesco a vedere, non riesco a notare effettivamente sul capello, non è che sento più forza nel capello, ovviamente, quindi semplicemente di solito quando comunque
sento qualcosa nei vari trattamenti che faccio, li sento più forti, più belli, più morbidi, più in forma, ecco, diciamo così, ma con questo io non ho assolutamente visto la differenza da nessun punto di vista. Sicuramente rinforzerà, sicuramente andrà a idratare e nutrire un pochettino il capello, quello sì. Secondo me è anche per l'aloe, nel senso che comunque l'aloe è un ingrediente un po' particolare, favoloso sul viso, sul corpo, sulla pelle, ma secondo me sui capelli, non lo so, non mi è piaciuta per niente. Non districava, non dava morbidezza, non dava lucentezza. Pettinarli io dopo ci mettevo veramente una vita e mezza. L'andavo a sciacquare che non sentivo la sensazione di aver fatto un bel trattamento sul capello. Cioè, non mi è proprio piaciuta per niente. Per niente. Questa purtroppo non la ricomprerei assolutamente, è un prodotto che io boccio perché non ho visto la minima differenza tra l'utilizzarla e il non utilizzarla. Ripeto, qualcosa sicuramente avrà fatto, qualcosa che io non posso fisicamente notare, qualcosa che non è visibile all'occhio, ma è una cosa più interna. Magari un po' di forza gliel'ha data, un po' di idratazione anche. Però quello che io noto e vedo subito invece al tatto e col pettine, con la spazzola quando li vado a pettinare, tutto questo non c'era, cioè la districabilità, la morbidezza, la lucentezza, niente, niente. Ecco perché questo prodotto io lo boccio. Io l'avevo pagato in offerta da Acquasapone, se non sbaglio, 3 euro, però il prezzo originale è più alto, non lo so qual è il prezzo originale, ma secondo me non ne vale assolutamente la pena, anche perché abbiamo visto tre esempi prima di questo di prodotti che comunque valgono molto molto di più, quindi io non ho nessun motivo per ricomprare questa assolutamente, quindi questa bocciata. Poi passiamo invece ai prodotti biologici, ne abbiamo altri quattro. Allora, una è una maschera in tubo, è l'unica maschera in tubo di questo video. Ne ho altre in realtà nelle scorte da utilizzare, ma tra quelle terminate di cui vi posso parlare è l'unica, e quindi anche se era bello un video con solo vasetti, insomma, ci ho infilato anche il tubetto perché sennò non sapevo dove andarvelo a mettere, almeno il video comunque era più completo. E avevate la recensione anche di questo prodotto. Allora, questo è un prodotto di Alverde, quindi linea biologica del DM, reperibile al DM. Sono 150 ml di prodotto e pagato sui 3-4 euro, una cosa del genere. Allora, questo è un trattamento lucentezza per capelli al limone e albicocca, per capelli spenti e crespi, con olio di noccioli di albicocca con estratto di limone bio, senza silicone, con cheratina vegetale. I capelli tornano ad essere morbidi e lucenti, facilmente pettinabili, ideale per tutti i tipi di capelli. Anche questo va lasciato in posa 3-5 minuti ed infine poi va risciacquato. Allora, che dire di questo prodotto? Profumo strepitoso, buonissimo, effettivamente sa di albicocca e di limone, quindi un'accoppiata favolosa. Un profumo anche piuttosto naturale nella profumazione, quindi niente di troppo stucchevole, ma anzi piacevole. Quindi profumo a chi piace, insomma, avere prodotti profumati, il profumo era ottimo. Effettivamente andava a lucidare veramente tanto i capelli e a renderli più brillanti e un po' più morbidi. Per quanto riguarda la districabilità, invece, anche in questo caso non ci siamo. Non è tanto per il prodotto in sé che non vada bene, perché lui mi è anche piaciuto, però purtroppo non ha fatto quello che mi aspettavo, nel senso che fa quello che c'è scritto, punto. E quindi rende appunto i capelli più morbidi e lucenti, ma per quanto riguarda invece la pettinabilità, dipende che capelli avete. Dei capelli normali, sicuramente sì. Per me, che ho delle esigenze particolari e che mi trovo bene con maschere, balsami, trattamenti per capelli che sono super districanti, perché sennò faccio veramente fatica a pettinarli.
Purtroppo questo non basta, nel senso che è un bel trattamento, ho visto dei risultati, mi è piaciuto per quanto riguarda l'effetto appunto lucentezza che dà ai capelli, perché li lasciava veramente, vedete, adesso sono super spenti, super opachi. Gli andava sicuramente a lucidare e quindi davano poi l'idea dei capelli più sani, più forti, più belli. Per quanto riguarda la pettinabilità, però, no, non era sufficiente e per questo motivo purtroppo non mi è piaciuto tanto ed è per questo motivo che probabilmente non andrò a ricomprare questo prodotto, nonostante non sia un bocciato come questo, che non ho visto assolutamente niente e non mi è piaciuto proprio utilizzarlo, mi ha fatto proprio schifo. Questo invece è un prodotto che comunque tutto sommato mi è piaciuto e che degli effetti me ne ha dati, ma non sono sufficienti per quanto riguarda le mie esigenze specifiche. Se avete dei capelli normali, secondo me vi potete trovare benissimo ed è per questo che non lo boccio, perché non sarebbe giusto bocciarlo solo per una mia esigenza così specifica e anche per il fatto che comunque quello che c'è scritto lui fa, nel senso che nasce come trattamento lucentezza per capelli, non come trattamento districante. Se ci fosse scritto trattamento districante, no, l'avrei bocciato perché non è quello che fa. Ma visto che stiamo parlando di trattamento lucentezza, non posso che dire sì, effettivamente fa quello che dice. E è un ni per le mie esigenze, è un sì per il prodotto se è quello che cercate, insomma. Quindi, comunque, se cercate un prodotto di questo tipo, ve lo consiglio, dategli un'occhiata. Il prezzo è un ci sta, nel senso che comunque sono 150 ml, ma è anche un prodotto biologico, quindi è normale che costi un pochettino di più. E quindi è in linea nella norma, ci sta, va bene. Sapete che faccio sempre anche tutte queste considerazioni del caso perché a me comunque aiutano poi nella scelta di un prodotto, se riacquistarlo o non riacquistarlo, anche considerare la quantità, il prezzo che ha, che tipo di prodotto è, come agisce, se è efficace, se a me piace, insomma, tutta una serie di considerazioni che faccio che spero che poi possano esservi utili. Poi, altra maschera. Allora, questa è invece una maschera biologica. Questa è certificata ICEA e stiamo parlando di Bio Natural Care. È una maschera nutriente con acqua di Amamelis e olio di macadamia. Ecco qui. Appunto, certificata. Il binomio acqua di Amamelis e olio di macadamia, dalle proprietà nutrienti, idratanti e ristrutturanti, dona morbidezza e lucentezza ai capelli stressati. Uso dopo lo shampoo, distribuire sui capelli umidi, lasciare agire alcuni minuti, quindi risciacquare con cura. Quindi maschera normale, io anche questa utilizzata come le altre, o pre-shampoo o diciamo direttamente nella doccia. Dopo lo shampoo, lasciata in posa il tempo di lavarmi tutto il resto. E devo dire che mi ha stupito perché questo prodottino io l'ho acquistato dai cinesi. C'era proprio tutto uno stand Natural Care con tutti questi prodotti biologici e ve ne parlavo appunto nel video dove me l'avevo mostrata. C'era un po' di tutto, però le altre cose non mi interessavano. Io mi sono concentrata su questa e ho voluto provarla. Pagata 2 euro e qualcosa per 250 ml. E devo dire che mi ha stupito perché non mi aspettavo anche da questa grandi cose, e invece ha fatto esattamente quello che deve fare. Quindi ha nutrito il capello, anche il profumo era molto delicato, sa di sì, di fiori. E dicevo, ha nutrito i capelli, li ha districati, li ha resi più morbidi, più pettinabili, non districante tanto quanto questa. Però diciamo che siamo forse un pelo di più rispetto a questa. Ecco, diciamo che in classifica si posiziona appena prima di questa, ma oddio, sono lì in realtà, sono lì. Questa si classifica prima, ma per il prezzo, nel senso che secondo me sono molto simili come effetto, nel senso che sono tutte e due delle maschere che sono piuttosto blande, niente di super nutriente, super districante, fanno il loro dovere considerando anche appunto il prezzo. Diciamo che sono alla pari perché costano circa uguale, ma questo è un boccettone enorme. Però
Però questo è un prodotto biologico, quindi diciamo che sono lì lì. E allora non so se la ricomprerei perché comunque mi piace cambiare e credo che questa sia una di quelle maschere che assomiglia un po' a quelle classiche, generiche e che ce ne siano tante in commercio simili a questa. Quindi non mi ha dato quella differenza in più che per esempio mi ha dato questa qua Garnier da dire sì, questa la devo riacquistare a tutti i costi. Quindi è un ni per questo motivo ed è un non so se la riacquisterò per questo motivo. Se magari dovessi trovarla proprio in super super offerta o avessi carenza di maschere e mi trovassi nella condizione di trovare questa e di dover acquistare questa, probabilmente sì perché non mi ci sono trovata male. Però considerando che ce ne sono tante in commercio, mi piace variare, trovo che ci sia altro che valga di più e che faccia di più, anche se magari il prezzo è un pochettino superiore. Se vogliamo valutare il prezzo, comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo. Poi, sempre sul biologico, stiamo su una maschera per capelli di Omia Laboratoire. Anche queste qua sono maschere famosissime e valgono la loro nomea perché sono favolose. Allora, io adesso, per esempio, in bagno in uso quella alla macadamia, mentre questa è quella all'aloe vera. Profumo anche qua strepitoso, buonissimo. Io non so come mai mi fisso con i profumi, ma molto fresco, di, non lo so, di qualcosa di fresco, di buono, di floreale, ma non troppo, non lo so, comunque un buon profumo. Questa all'aloe vera è quella anticrespo, quindi dovrebbe fare proprio al caso mio, proprio per quanto riguarda le lunghezze. Vi leggo un attimino quello che c'è scritto. Maschera capelli ristrutturante per capelli secchi e crespi. Prodotto, vabbè, erboristico, questo è vegano, non testato sugli animali, non ha certificazioni biologiche, perché sapete che i prodotti Omia hanno alcune certificazioni, altri non le hanno, un po' come i provenzali e altre linee che sono, ci sono diverse prodotti che appunto possono avere o non avere certificazione. E questa non ce l'ha, però comunque ha un inci di tutto rispetto, 6 mesi di Pau, 150 ml, quindi il formato classico. Allora, calcolate che queste sono praticamente 3,90, quindi quasi 400, questa era 250, quindi sì, siamo nel formato più o meno classico come questo qua. E allora, top, nel senso super, effettivamente anticrespo, quindi dopo averla applicata io pettinavo i capelli che era una meraviglia, quindi notavo effettivamente questo effetto e mi è piaciuta davvero tanto, tant'è che anche queste le ho già ricomprate. Mi è piaciuta sia questa che quella che sto utilizzando, però quella la sto ancora utilizzando, quindi ve ne parlerò poi. Questa invece l'ho già usata, testata e appunto terminata, e vi posso dire che è veramente eccezionale e vale il prezzo che ha. Non costano tantissimo, ma dipende dove l'acquistate. Comunque anche questa è super reperibile come queste qua, quindi la potete trovare in tanti supermercati ormai anche. O i classici appunto tipo d'acqua e sapone, e il prezzo varia tra i 6 euro, 5-6 euro, io l'avevo pagata addirittura 2 qualcosa in offerta perché mi sembra che c'era uno sconto del 50% e quindi l'avevo pagata 1 euro, 2,50 euro, 2,70 euro, adesso non ricordo precisamente. E in offerta sicuramente la riacquisterei con piacere, ma anche non in offerta, ovvio, non supererei i 5 euro, perché bene o male è la soglia che mi sono data per questa tipologia di prodotto, considerando che anche queste qua che sono più grandi, comunque le ho trovate più o meno a quella cifra. E poi, comunque, potendo avere un litro a 2 euro qualcosa, mi scoccerebbe spendere di più, anche se effettivamente c'è un abisso. E questa è veramente, veramente eccezionale. Dona anche lucentezza, sento i capelli più idratati, più veramente districati, pettinabili, meno secchi, meno crespi. Favolosa, 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 favolosa. Quindi assolutamente consigliata e la riacquisterò sicuramente.
Ultima, ma non per importanza, anzi, mi è piaciuta tantissimo anche questa, e stiamo parlando di pH bio e della maschera per capelli alla canapa districante. Quindi questa è appositamente studiata per i miei capelli ed è proprio quello che faceva per me ed effettivamente è stata top. Adoro, adoro, adoro questa maschera. Questa l'avevo acquistata se non sbaglio, non mi ricordo se è dal DM, o se da Lidl, vabbè, non ricordo, comunque poco importa. Purtroppo non è così reperibile come Omnia o come Garnier, perché adesso se non sbaglio anche da DM hanno tolto questa linea, l'hanno sostituita con una simile. Però già da DM rispetto a Lidl i prezzi erano un pochettino più alti, quindi se non sbaglio l'ho presa da Lidl, però vabbè, il prezzo intorno ai 3-4 euro, quindi diciamo che più o meno come tipologia di prodotto, essendo tutti e due biologici e anche come prezzo siamo lì, anche se questa sono 200 ml, quindi è la più piccolina, è più piccola ancora. Però veramente eccezionale. Allora, questa appunto, ripeto, ci sono diverse linee, come di questa ci sono diverse tipologie, come di quelle Garnier c'è anche l'Aloe, ce ne sono diverse, anche di questa ce ne sono diverse tipologie. Questa è appunto alla canapa, ha un odore un po' particolare, quindi ha un odore di canapa, effettivamente. Cioè, andando ad annusarla potrebbe non piacere come odore, perché è piuttosto fedele effettivamente. Cioè, non lo so, a me ricorda tanto comunque il profumo dell'erba. E quindi è un odore un po' particolare che potrebbe non piacere. Indipendentemente da questo, però è top. Se non dovesse piacervi è un peccato, magari non so, aggiungetegli qualche goccina di un olio essenziale che vi piace, che sia indicato anche per i capelli, in modo da andare a togliere questo odore così forte che ha, perché sarebbe davvero un peccato non utilizzarla solo per quel motivo. A me l'odore non ha dato fastidio, anzi, mi ha dato l'idea di stare utilizzando effettivamente un prodotto super naturale, che effettivamente viene dalla natura. E quindi a me non è dispiaciuto per nulla, anzi, ripeto, è stata veramente favolosa, districante da paura. Anche qua in questo caso, quando io li andavo a pettinare, non avevo tutto il disagio che ho di solito nel pettinare i capelli. Calcolate che a volte, soprattutto siccome li tengo spesso legati, nella zona qua dove li leggo si creano un sacco di nodi, perché adesso la coda, ma a volte faccio quei cucuzzoli lì un po' abbozzati a caso, tirati su un po' con le mollette, come capita. E quindi mi si annodano facilmente, soprattutto in questa zona qui, e faccio veramente fatica a districarli, perché se un nodo è qua, qualche spazzolata lo tirate in fondo e ce la fate, ma quando il nodo parte da qui e quando il nodo diventa un rasta che vi prende metà delle ciocche di capelli che avete, un po' come ora, no, beh dai, adesso sì, un pochino, dovrei dargli una spazzolata prima di fare la doccia. In quel caso allora riesco poi a gestirli meglio dopo averli lavati, ma se io non li pettino prima, faccio veramente fatica. Quindi calcolate che quasi mai li pettino prima, quindi questa. Cioè, le condizioni post uso maschera sono le stesse per tutte le maschere, quindi le opinioni sono basate come si dice, sullo stesso tipo di trattamento e di utilizzo, per quello che poi riesco a farvi anche un paragone. E vi posso dire che questa districava benissimo e mi ha aiutato tantissimo. Quindi veramente, veramente, veramente un prodotto eccezionale. E che vi consiglio, se la trovate, acquistatela. Costa appunto un pochettino di più considerando la quantità, però ne vale la pena. Quindi, tornando a noi, allora, per quanto riguarda le tre maschere, le quattro maschere, anzi, biologiche, quindi queste quattro, vi posso dire che all'ultimo posto c'è questa, perché appunto mi andava a dare la lucentezza, ma non era abbastanza districante per quanto riguarda le esigenze dei miei capelli.
Subito dopo c'è, ah, e inoltre ha un prezzo più alto o uguale alle altre, ma come quantità siamo a 150 ml. Quindi diciamo che è quella che metterei per ultima anche per questo motivo, per il rapporto quantità-prezzo. Questa invece costa pochino e sono 250 ml, però ha un effetto un po' più blando rispetto a queste. Queste diciamo che sono 2,50 euro, quindi siamo lì sia come prezzo che come quantità e come categoria, considerando che sono entrambe biologiche e con entrambe mi sono trovata splendidamente, splendidamente e le adoro queste due. Per quanto riguarda il non biologico, invece, questa è completamente bocciata, quindi manco ve ne parlo più, non la considero neanche, ed è l'ultima della classifica. Per quanto riguarda invece per quanto riguarda il prezzo, ovviamente questa è super basso, quindi va considerato questo. Queste invece sono assolutamente top, consigliatissime e sicuramente si piazzano al primo posto, al secondo posto e poi appunto consideriamo anche questa. Se invece voglio fare una classifica generale che quindi non le divida tra biologico o non biologico, allora, all'ultimo posto assolutamente appunto questa, che è anche l'unica bocciata, che non riacquisterei, non vi consiglio, via schifo. Poi metto purtroppo sempre questa, sia per la quantità più bassa, perché sono 150 ml, ma per un prezzo che in alcuni casi supera anche quello delle altre e quindi non fa quello che vorrei e per questo motivo la metto come penultima. Dopodiché abbiamo questa, anche se appunto mi è piaciuta, però la metto come appunto terz'ultima, anche se appunto è certificata ECE e quant'altro, perché come effetto è molto simile a questa, che però come quantità è maggiore, quindi considerando più o meno una parità di prezzo, per quanto riguarda la quantità, questa è di più e quindi qua dipende se volete il biologico o non il biologico, se volete risparmiare o se appunto volete un prodottino un pochettino più bellino. Per me questi sono pari, però forse dal mio punto di vista riacquisterei questa per la quantità, quindi le metto in ordine così. Quindi questa terz'ultima e questa quart'ultima. Poi, qua siamo sul podio in realtà perché veramente queste mi piacciono tutte, però devo dire che sposterei in quarta posizione questa, perché comunque tra le quattro è quella che sì, metterei questa in ultima posizione e rimangono appunto le ultime tre che sono queste tre, di cui due biologiche e una no. Qua è dura, è veramente dura, però se voglio farvi una classifica che tenga in considerazione tutto, ve le piazzo esattamente così, perché questa è vero che è biologica, ma come quantità è quella inferiore, quindi la lascio, diciamo, sul podio, ma al terzo posto. Secondo posto in classifica, invece metto questa, perché comunque mi è piaciuta, ma questa a parità, diciamo, di prezzo, in realtà questa l'ho comprata in offerta, quindi costa un pochettino di meno. Però a prezzo pieno si avvicina al prezzo di questa e quindi diciamo che per questo motivo forse questa passa al primo posto e al secondo posto questa, considerando che questa come quantità appunto sono 3,90, quindi quasi il doppio. Quindi sono lì lì e sono veramente combattuta, però sì, credo che al primo posto vada lei, la Air Food alla papaya, e sì.
Allora, quindi queste sono tutte le mie considerazioni che come vedete tengono conto di tante cose, il fatto che siano biologiche oppure no, la quantità, il prezzo e ovviamente il risultato che hanno e le esigenze specifiche che ho io. E quindi questa è la mia classifica che, ripetiamolo, equilibria, aloe, ultimo posto e bocciata, penultimo posto al verde. Poi numero 6, questa qui biologica di Natural Care. Numero 5, questa qui di botanica non biologica, ma beh, boccettone da 1 litro a pochi euro. Numero 4, Air Food Banana, famosissima. Numero 3, quindi sul podio, maschera capelli alla canapa di PH Bio, quindi biologica, ma è quella diciamo un po' più piccina delle tre sul podio. Un po' più grande, 250, sempre biologica, questa di Omnia, top, all'aloe, anticrespo, districante, stupenda. E per finire la bomba, quindi la nostra Air Food alla papaya, che è veramente ottima, eccezionale. Quindi questo è tutto, io spero di esservi stata utile, vi mando un bacione, ovviamente scrivetemi tutto sotto nei commenti, le vostre opinioni, qual è la vostra classifica, se avete utilizzato questi prodotti, se me ne consigliate altri, se avete altre considerazioni da fare in merito, sono tutta orecchie, mi raccomando, mi fa piacere comunque quando mi scrivete qualcosina e ci scambiamo un po' di opinioni. Comunque, ecco, ripeto, spero di esservi stata utile. E vi saluto e al prossimo video. Un bacione!